Buongiorno ragazzi, siamo in diretta dalla Games Week di Milano, secondo live della giornata, questa volta con la bellissima Giulia Mambrini. L'avrete riconosciuta sicuramente se avete visto il video delle Babes dell'anno scorso di Spazio Games o il secondo live dell'anno scorso, visto che era venuta a presentarci i titoli digital di Ubisoft. Quest'anno niente video delle Babes. Quest'anno non vuole farsi fare il video delle Babes, nonostante l'abbigliamento e nonostante il fatto che mi ha rubato la camicia che indossavo io ieri. A me sta meglio. Ti sta meglio, decisamente meglio. Andiamo sul serio. Oggi sei qua per parlarci ancora una volta del catalogo digitale di Ubisoft. Vuoi darci innanzitutto una panoramica? Noi seguiremo i commenti in chat per te, intanto ti leggeremo qualche domanda e qualche complimento che arriva dalla chat sicuramente. Se arriva. No, mi ha chiesto di non metterla in difficoltà, quindi sto facendo di tutto per metterla in difficoltà. Grazie. Partiamo dai titoli che sono presenti alla Games Week. Alla Games Week, sì, assolutamente. Allora, c'è Valiant Arts, di cui ieri qualcuno sicuramente avrà seguito il live, abbiamo avuto gli sviluppatori, il content audio director Yon Faniz e il game designer. Esatto, se non l'avete visto ragazzi potete seguire la replica che è già molto sul nostro interessante e pregianza, un ottimo inglese. E Valiant Arts, peccato per l'italiano quindi. Valiant Arts è presente in fiera in versione PlayStation 4 e iPad. Che tu hai provato, ti è piaciuto tantissimo. Sì, giusto? Assolutamente. E si è anche commosso molto. Ma moltissimo. E poi abbiamo delle novità, anteprima assoluta, in quanto la data di uscita ancora non è stata annunciata, Monopoly Plus e Trivial Pursuit Live. Monopoly Plus sarà una versione rivisitata del classico gioco del Monopoly, quindi sarà possibile giocarlo in 2D o in 3D, da soli, con amici in multiplayer locale oppure connessi online e addirittura grazie alla My Monopoly, che è un gioco aggiuntivo, creare la propria, il proprio tabellone personalizzato. Noi qui in Ubisoft, allo stand di Ubisoft di Games Week abbiamo un vero e proprio Monopoly personalizzato Ubisoft. Ok, quindi con i Rabbids, con tutto? Ci sono i Rabbids, c'è Just Dance, The Crew, Assassin's Creed, Far Cry, tutti i brand più importanti, compreso Prince of Persia, che è il mio preferito. Quindi è un brand che torna, Prince of Persia, a breve? Non lo sa. Non lo sa. Dice la risposta ufficiale, non lo so. Meno male che non volevi mettermi in difficoltà. E poi abbiamo Trivial Pursuit Live. Okay. A cui ti sfiderò volentieri perché io sono campionessa. Dopo verrò sicuramente a registreremo anche la partita con la camera e la manderemo in replica dopo. Vuoi proprio subire il mondo visione? Assolutamente sì. Okay. Che è il classico gioco di Trivial Pursuit, rivisitato, reso molto più moderno. Ha una specie di stile in format televisivo, quindi con i diversi partecipanti sarà possibile scegliere il proprio avatar e anche in questo caso giocare da soli con l'intelligenza artificiale, con gli amici nel multiplayer locale oppure connessi online tramite l'hub che unirà tutti i giochi Hasbro Ubisoft, che si chiamerà Hasbro Game Channel, che sarà scaricabile gratuitamente dalle console sia di old che next gen. Si interfaccerà anche con Uplay? Sì, assolutamente, perché ovviamente essendo come tutti i giochi Ubisoft avrà una serie di ricompense Uplay e di trofei che potranno essere sbloccati. Dall'Hasbro Game Channel sarà possibile giocare con altri giocatori che hanno gli stessi giochi, acquistare singolarmente i giochi, nel caso di My Monopoly acquistare tabelloni, acquistare i DLC che sono previsti. Abbiamo annunciato per esempio che sarà possibile personalizzare il proprio Monopoly con i personaggi dei Rabbids. Ok, quindi arriveranno in DLC tutte queste cose, ci stai dicendo? La personalizzazione extra? La personalizzazione dei tabelloni sarà massima, in più sarà possibile, come in questo caso col tabellone dei Rabbids, acquistare gli elementi per personalizzare a propria volta il proprio tabellone. Ok, diciamo allora, la filosofia di Ubisoft negli ultimi anni è stata anche creare un canale parallelo per la distribuzione dei titoli digitali. Abbiamo visto appunto Valiant Arts, abbiamo visto Child of Light, titoli eccellenti di successo, sono stati recensiti con ottime parole anche dal buon Pregianza che te li sta trattando benissimo. Pregianza è il paladino del digital di Ubisoft, perché ricordiamo si è svegliato alle 8 del mattino per venire a provare Child of Light e ha recensito Child of Light, ha recensito Trials Fusion, ha recensito Valiant Arts, anche in questo caso ieri ha intervistato gli sviluppatori, quindi diciamo che ha sempre dimostrato un occhio di riguardo. È un buon intenditore anche tu? Anche io, assolutamente. Intanto, ti sei commosso allora, con Valiant Arts? Devo dire di sì, nel senso che devo dirlo, non è che posso dire di no.
tante persone, no, allora, si sono commosse. Su Valiant Arts, ti ho detto il mio parere, secondo me era un ottimo titolo, avrei provato a spingere un po' di più sulla serietà di alcune situazioni, secondo me è scivolato ogni tanto nella troppa emotività. Non tanto emotività, ma sul prendersi poco sul serio, cioè poteva essere una storia raccontata veramente per stimolare grosse sensazioni, per commuovere, invece ogni tanto è andato troppo sul leggero. Meno male che io mi sono commossa già così, altrimenti avrei fatto una fontana di lacrime probabilmente. Ok, quindi filosofia di Ubisoft: continuare a spingere prodotti digital e prodotti AAA allo stesso modo non è un'idea che hanno tante altre case, perché per esempio Activision si sta muovendo ancora pochissimo da quel punto di vista, Electronic Arts anche. Cosa ne pensi insomma della filosofia di Ubisoft? Sicuramente in questi anni abbiamo visto che Ubisoft ha deciso di creare due canali paralleli per poter dare un'offerta più ampia, grazie poi all'UbiArt Framework è stato molto facile e immediato creare dei prodotti utilizzando e spingendo al massimo la creatività degli artisti di Ubisoft originali e che probabilmente sul digitale hanno reso il massimo. Parliamo di Child of Light, parliamo di Valiant Arts, anche Trials Fusion è stato spinto particolarmente sul canale digitale, essendo Trials un brand che è sempre stato molto forte sul digitale. E nei prossimi mesi vedremo ancora, a parte i prodotti Hasbro, Ubisoft, quindi Hasbro Game Channel, con Trivia e Monopoly, vedremo che ci saranno degli altri titoli che riusciranno a sfruttare a pieno le potenzialità dei motori grafici, del motore grafico proprietario UbiArt Framework e del canale digitale che abbiamo creato in questi anni. Ok, stavo leggendo la nostra chat. Ridi? No, rido perché, insomma, lo sai che i DLC non sono ben visti, non sono quasi mai ben visti, e si lamentano su DLC per giochi digital che teoricamente sono già comunque venduti a un costo ridotto. E quindi aggiungere DLC, insomma, non gli sembra la cosa... Preferirebbero pacchetti interi magari a qualcosa di più. Abbiamo fatto anche quello. Trials Fusion, per esempio, per andare incontro a tutte le necessità, magari di chi non voleva andare ad acquistare DLC per DLC, è stato reso disponibile con il Season Pass incluso, oppure dando la possibilità ai giocatori di acquistare il gioco singolo e poi in base all'interesse più o meno per uno dei 6 DLC che sono già stati rilasciati, 3 dei quali sono già stati rilasciati e 3 dei quali usciranno, in base all'interesse mostrato nei confronti del singolo potranno decidere di acquistarlo o meno. Quindi diciamo che l'offerta è ampia, le possibilità sono diverse, posso capire che ci siano persone che a cui non piace l'idea di avere nel primo momento un gioco parziale e poi completarlo nel tempo, ma quando parliamo, per esempio, visto che abbiamo preso Trials come esempio, Trials Fusion è un gioco completo, si vanno ad aggiungere scenari, ambientazioni o oggetti per l'editor che vanno a migliorare l'esperienza di gioco lasciandola comunque non zoppa all'inizio. Ok, e quindi sei convinta della direzione cioè tu sei contenta di avere DLC da supportare comunque anche dopo il rilascio del gioco? Assolutamente, soprattutto con giochi che amo, che ho amato come Trials. Secondo me l'ultimo DLC, Welcome to the Abyss, è fresco, rinnova un gioco che è uscito ad aprile comunque. Assolutamente, e sì. Che altrimenti probabilmente avrebbe avuto una longevità minore, nonostante, visto che stiamo sempre parlando di Trials, con l'editor delle mappe, con tutti i contenuti user generated c'è possibilità di avere un gioco particolarmente lungo, però è anche vero che i contenuti che erano stati offerti al lancio erano magari ridotti e che in questo momento, a così tanti mesi dall'uscita, un po' di contenuti freschi... Cioè è una mossa anche per tenere vivo un gioco che comunque si esaurisce dopo questi mesi. Per stimolare una community, perché comunque ricordiamo che dietro al catalogo digital di Ubisoft, dietro a prodotti come Valiant Arts, Child of Light o Trials Fusion, prima di tutto vogliamo creare delle community di giocatori che apprezzino e che si appassionino alle tipologie di giochi che creiamo. Ok, altro elemento di cui ti occupi sono i titoli free to play di Ubisoft. Cosa sta per arrivare? Ci puoi dire qualcosa? Possiamo fare una carrellata, una rinfrescata dei free to play? Assolutamente sì. Dell'offerta free to play adesso, poi ti devo fare un quiz, quindi... Mi devi fare un quiz? Certo. Abbiamo parlato di Trivial Pursuit. Ok. Ti sei, diciamo, vantato di essere molto forte? No, assolutamente, ragazzi, io sono una capra, fatto, lo sapete. No. Quindi io poi ti farò un quiz in stile Trivial Pursuit, 10 domande sul mondo del gaming, ascolta, su cui dovresti essere esperto. Quale domande le faccio io, quindi... Non però, mi hanno detto che posso farlo. Grazie. Parliamo dei free to play allora. Sì.
lasciamo il meglio per la fine. Lasciamo il meglio per la fine. Ho capito che questa cosa dipende. Io ti posso dire il punteggio che hanno fatto alcuni tuoi colleghi. Parlaci, se poi tu farai parlaci peggio, di free to play. Partiamo dal tuo preferito. Ok. The Mighty Quest for Epic Loot. The Mighty Quest for Epic Loot, quindi ho a metà tra Tower Defense e Hack and Slash, ha una grafica molto fresca in stile fumettoso. Io l'ho ripreso in mano, lo gioco a momenti alterni, l'ho ripreso in mano da poco tempo, è stato ottimizzato, visto che comunque è disponibile da un po', adesso in una fase di open beta, è stato ottimizzato al massimo e dà la possibilità di giocare in maniera assidua sia ai giocatori più gamer che ai giocatori più casual, perché dà la possibilità di concentrarsi o sull'attacco dei castelli degli avversari o sulla, o sulla difesa, e quindi la costruzione, che magari per persone come me che sono più appassionate di giochi strategici piuttosto che appunto la costruzione e la personalizzazione del proprio castello, tutto questo con una grafica molto leggera. Ti faccio un esempio: il mio personaggio, la Fuggiasca, ha come pet un criceto che rotola in una ruota trasparente, okay, e che gira all'interno dei castelli e raccoglie il loot. Trovate la video anteprima su Spazio di questo titolo. Ti ricordi a memoria il sito da cui è possibile scaricare The Mighty Quest? www.themightyquest.com. Bravissima. Pensavo, era la prima domanda di trivia questa. E poi invece cosa sta per arrivare di nuovi titoli free to play? Allora, hai un programma per il futuro? Puoi dirci qualcosa? Free to play, abbiamo annunciato dei titoli premium su mobile. Se ti ricordi, la settimana scorsa ti ho passato un codice di The Bot Squad Puzzle Battle. Visto comunque che in questo momento siamo tutti diventati interattivi, non giochiamo solamente su console, ma giochiamo anche su tablet o smartphone, ovviamente l'offerta cerca di spostarsi anche sul mobile. Per esempio, un altro free to play piuttosto famoso che tu hai giocato per molto tempo, di Ubisoft, che è Might and Magic Duel of Champions. Sì. È giocabile su iPad e probabilmente è uno dei suoi punti di forza, il fatto di dare l'esperienza anche su iPad. Io personalmente lo gioco più su iPad che su PC. L'hai provato The Bot Squad Puzzle Battles? Il? Bot Squad. No, non ancora. Ok, allora aspettiamo la recensione su Spazio Games. Va bene, aspetteremo. Quindi hai una roba da farmi fare con Trivial? Assolutamente, cosa? Non ci sono domande, niente. Insulti, sono un sacco di domande interessanti, ma che non ti faccio sui DLC. Guarda, prima di passare a Trivial, invece, visto che sei una giocatrice, voglio sapere il tuo parere sui titoli in arrivo: Unity, Far Cry 4, eccetera, un possibile Blood Dragon 2 rumoreggiato. Sarei la prima a essere felicissima di un Blood Dragon 2. In questo momento non sappiamo nulla, non è mai stato annunciato, le uniche volte che è stato riportato alla luce sono state durante le vostre preview, quindi possiamo non solamente quella di Spazio. Possiamo confermare che è solo un rumor, non c'è niente di ufficiale. È un ardito desiderio di tutti i giornalisti della stampa specializzata, diciamo. Sapete quanto ci piace Blood Dragon e noi vogliamo il seguito. Ma perché tu sei di quella generazione che ha capito tutte le citazioni degli anni 80. Sono di quella Blood Dragon. Generazione che ha capito tutto della vita in generale, e quindi Blood Dragon è solo un altro tassello che va ad aggiungersi. Per quanto riguarda i AAA, possiamo parlare di quelle che secondo me è il mio titolo preferito? Ok. O vuoi sapere? No, voglio sapere. Voglio sapere un po' cosa ne pensi della lineup di Ubisoft riguardo ai AAA. Secondo me quest'anno ce n'è per tutti i gusti. Io particolarmente sono rimasta estremamente colpita dalla resa grafica di Parigi di Assassin's Creed Unity. Per me il fatto di vedere nel periodo della Rivoluzione Francese folle di fino a 5.000 personaggi non giocabili tutti insieme nello stesso scenario dà un colpo d'occhio che ti rende veramente l'esperienza di gioco immersiva. Ti sembra davvero di essere in quel momento, perché l'immaginazione che tu hai delle folle di Parigi che si muovono nei vicoli di Parigi durante il periodo della Rivoluzione Francese è proprio quella, né più né meno. E in più, ovviamente, spostarsi in mezzo a folle così ampie rende il gameplay molto stimolante, molto divertente. Ok, visto che in chat mi chiedono mille volte se sai le specifiche tecniche PC di Unity, non se ne occupa la Giulia di queste cose. No, quindi non so nulla, anche perché non lo giocherò su PC, quindi non mi sono neanche informata. Assolutamente. Passiamo allora a Trivial. Sono prontissimo. Guarda che poi abbandono. Attenzione, fondamentale la webcam per il buon Oresca. La fa mettere apposta all'ospite. Aspetta che sennò mi si vedono
Vedi? Abbasso. Intanto intrattieni di qualcosa. Intrattengo. No, stavo cercando di capire cosa sta succedendo al mio fianco. Sei allora, pronto? Praticamente mi stai mandando in video le domande da lì? Esatto, perché abbiamo avuto delle difficoltà nello streaming dell'applicazione, perché... Quindi il futuro dello streaming è una webcam puntata sul cellulare. Io te l'avevo già detto. Perfetto. E anche per le console portatili, secondo me, è il futuro. Possiamo farlo anche in tedesco per facilitare le cose, se vuoi. No, no, facciamolo in italiano perché già so che avrai delle difficoltà. Benissimo. E io iniziamo? Mi farò aiutare dalla chat. Ma non saranno mai abbastanza veloci. Beh, prenderò tempo. Domanda numero uno. Come si chiama il protagonista del primo episodio di Far Cry? James Carter, John Foster, Jack Carver, Jack Bauer. Jack Carver. Giusto, bravissimo. Che cos'ha di speciale il gioco Assassin's Creed 3 Liberation? Ha per protagonista un'assassina, è uscito solo per console portatili, non ha una visuale in prima persona, è ambientato in Africa. Ti ricordo che è uscito anche in versione digital console, all gen. Liberation? Liberation HD. Devo farti fare questa... No, è finito il tempo! Vabbè, ma non si può così... Ma c'è anche il tempo. Leggi, sì, no, fretta! Sta andando. Nel gioco Beyond Good and Evil, quante fotografie era possibile scattare prima di dover cambiare la pellicola? 6, 12, 8, 16. 16. Dai, che... Sbagliato. Ho capito. 8. 8, ma che ne so. Quali tra i seguenti giochi può essere giocato su un dispositivo mobile? O mobile magari, che è un dispositivo mobile. Rayman Cooking Master, Rayman Grand Prix, Angry Rayman Saga, Rayman Fiesta Run. Rayman Fiesta Run? Meno male che questa l'hai azzeccata. Meno male. Quale sport spettacolare compare in Rayman Legends? Water tennis, kung fu, ski bowling. Dai, veloce, veloce, veloce. Io ce le devo leggere tutte per dovere. Per dovere? Ok, certo. Allora te le faccio fare. In quale gioco di strategia del franchise Tom Clancy era possibile impartire ordini alle proprie unità tramite comandi vocali? Ghost Recon, End War, Ox, Red October. Ghost Recon. No. E invece sì. End War. Da quale famoso romanzo di Tom Clancy è stato tratto sia un film che un videogioco? Ghost Recon. Attentato alla corte d'Inghilterra, al vertice della tensione, pericolo imminente, Red Storm. Red Storm? Boh, l'ho sparato a caso. Sbagliato. E così era? Mamma mia. Così era la risposta al vertice giusta. Della tensione. Su quale città si basava il Monopoli originale? New York, Parigi, Boston, Atlantic City. New York? Sbagliato. E cos'era la risposta Atlantic giusta? Atlantic City. Ma tu le sai o... Io sì, tutte. Allora dopo te lo faccio. Va bene. Quale dei seguenti titoli non è un gioco di Splinter Cell? Splinter Cell Triple Agent, Splinter Cell Blacklist, Splinter Cell Conviction, Splinter Cell Chaos Theory. Questa la so. Il primo, dicono. Troppo tardi. Troppo comunque tardi. Loris mi fa delle facce tipo... Vabbè, su. Rayman è tornato dalle vacanze. Che cosa non ha fatto la corsa estate? Ha corso molto, si è fatto un tatuaggio sulla spalla, ha fluttuato in aria ruotando i capelli, che qua, vabbè, ha provato alcuni folli cappelli. Tatuaggio. Finito, troppo tardi. È troppo tardi, ma... Vabbè, il tuo punteggio 30%, il punteggio di pregianza 80. Quindi ho vinto? No, hai perso proprio in maniera... Però visto che fai la simpatica... Lo devi fare a me? Devo farla a te, adesso... Spostiamoci di sedia, così faccio leggere le domande. Ah, ok, dobbiamo scambiarci, sì, anche il microfono? No, il microfono no, te lo puoi tenere. Brava Giulia, attenzione. Questo è un momento di alla altissimo. Roba tipo Killer Instinct. Vai. Rigiochiamo. Però allora. Devi leggerle veloci, veloce. Certo. Non ti preoccupare, ci penso io a leggertele veloci. Tanto vediamo l'applicazione. Quale nei seguenti anni non esiste nella serie di anno? 2070, 1503, 1314, 1602. 1314. Giusta. Anno, vabbè, cioè... No, no, adesso sta scorrendo il tempo. Elenca ogni console in ordine di uscita, dalla più vecchia alla più recente. PS3, PSP, Xbox 360, 3DS, PSP, Xbox 360, PS3, 3DS... PSP, Xbox 360, 3DS, PS3, troppo tardi, mi spiace. Ma non è... Vabbè, cioè... Quale gioco di strategia potrebbe essere giocato su un gigantesco touchscreen simile a un tavolo? Endgame, Table Assault, War Room o Ruse?
Ruse. Beh, te l'hanno suggerito, ho sentito anch'io. Giusta. Nessuno me l'ha suggerito. Si è sentito. Io. No. Che tipo di veicolo si guida generalmente nei giochi della serie Trials? La moto. Non c'è la moto come risposta. C'è uno skateboard, un'auto, un camion, una moto. La moto. Non c'è la moto come risposta. Una moto. Una moto c'è come risposta. Troppo tardi. Vabbè, ma non schiacci però. Al cinema quale attore ha impersonato il protagonista di Prince of Persia? Facile. Jake Gyllenhaal. Jake? Gyllenhaal. Scritto? Dai, che dopo viene troppo tardi. Che tipo di scenario caratterizza la serie di Call of Juarez? L'era del Far West, la seconda guerra mondiale, la Far fantascienza. West. Questa le sapevo tutte, com'è? Chi o cosa sei quando giochi a Silent Hunter? Un cecchino, un mimo piuttosto vivace, uno squalo, un ufficiale a bordo di un sottomarino? Mio padre, un ufficiale a bordo di un sottomarino. Sbagliata. No, sei un ufficiale a bordo di un sottomarino. Era sbagliata, non sto scherzando. Cos'era? Credo, un mimo forse, ma era sbagliata. Tanto... In Watch Dogs a quale banda appartiene una zona malfamata dove è pericoloso indugiare? I Black Viceroys, i Raving Rabbits, i Capone Brothers, i Redneck Rampagers. Non ho capito l'ultimo. Ma dai, ma però non schiacci. Se non hai capito. In Far Cry 3 uno dei protagonisti ha una definizione un po' speciale di follia. Qual è? Partire per le vacanze senza armi e senza assicurazione, pensare che la vita reale sia diversa da un videogioco, avere un lavoro, dei figli, un cane, fare e rifare la stessa cosa sperando che qualcosa cambi. La 2. Era troppo tardi, ma era la 4, cara mia. Quale dei seguenti eroi non esiste in The Mighty Quest for Epic Loot? Il cavaliere, lo sciamano, il mago e l'arciere. Lo sciamano. Brava, è giusta, come vedete qua. Oh. Sì, ma tu non schiacci. Il tuo punteggio è 50%. Ho fatto comunque meglio di te. Ma Pregianza aveva fatto l'80%. Ma cosa vuol dire? L'importante è vincere, non partecipare, cara mia. Ma ho vinto su di te, però. No, abbiamo perso entrambi. Hai una filosofia che non va bene per i videogiochi. O si vince o si perde, non esiste il secondo posto. Su tre esiste? No, ci sono due perdenti, ci sono due perdenti e un vincente. Però uno meno perdente dell'altro. Quello che arriva primo è meno perdente degli altri due di solito. Va bene ragazzi. Salutiamo Tommaso Valentini che è stato battuto da Giulia Mambrini. Ciao Tommaso. Ragazzi, ci rivediamo alle 11. No, alle 12, a mezzogiorno. Con Ride e Milestone dalla Games Week con Giulia Mambrini e con Ubisoft. Per ora è tutto, alla prossima. Ciao. Ciao.